Questa nuova puntata dello Zoom di FIPA Puglia, prima delle vacanze pasquali, per tracciare un bilancio di questi ultimi giorni, le ultime notizie, ovviamente, come ben sappiamo, la conclusione della stagione 2019-2020, la stagione pallavolistica dalla Serie A in giù. La Federazione Italiana Pallavolo ha posto fine negli ultimi giorni appunto a questa stagione, senza assegnazione di titoli, retrocessioni e promozioni. Oggi ne parliamo con il presidente del Comitato Regionale FIPA Puglia, Paolo Indiveri. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Fabrizio e a tutti i nostri ascoltatori. A te chiedo, insomma, di tracciare un breve bilancio di quelli che sono stati gli ultimi giorni e le ultime settimane, un susseguirsi di notizie per poi arrivare appunto alla conclusione di questa stagione. Lascio a te appunto la parola per riassumere un po' questo periodo. Beh, diciamo che sono state settimane abbastanza difficili e sofferte, è inutile negarcelo. Avevamo tante speranze, avevamo tanta voglia comunque di portare a compimento una stagione che, vedendo un po' le classifiche dei nostri campionati più importanti di C e di D, comunque preludevano ad un finale di stagione esaltante. E quindi la voglia era quella di riuscire a riprendere in qualche maniera. La speranza è stata quella fino all'ultimo. La federazione, che ricordo è stata la prima tra le grandi federazioni a stoppare tutti i campionati di propria competenza sin da, diciamo, dal 20 febbraio più o meno, abbiamo atteso poi fino all'ultimo di concludere tutto, di dichiarare concluso tutto, perché avevamo questa speranza di una piccola coda finale. Lo avevo anche esternato io in un'intervista precedente, sperando appunto di poter disputare dei playoff riformulati un attimo nella composizione delle squadre e nella durata. Questo non è stato possibile, ci rendiamo conto che ovviamente di fronte ad una situazione nazionale, ma guardiamo la nostra Italia, ma voglio dire anche mondiale, una situazione assurda, un dramma continuo. Contare 500-600 morti ogni santo giorno è qualcosa che forse non pensavamo che potesse mai verificarsi. Invece c'è, ce lo stiamo vivendo questo momento e dobbiamo necessariamente pensare alle cose più importanti. Non che la pallavolo non lo sia, francamente, ma mi è piaciuto. Recentemente ho letto un commento di un nostro tecnico regionale, Franco Frezza, che mi piace citare: la pallavolo vista come una tra le cose più importanti tra le meno importanti. E quindi, no, sì, siamo arrivati a questa conclusione necessaria, sofferta sicuramente, ma necessaria, una conclusione doverosa. Guardiamo avanti con la speranza di poter riprendere. Leggevo tra ieri e oggi un comunicato del ministro Spadafora che lascia ben sperare, ma da qui a parlare di riaperture subito mi sa davvero difficile. Le immagini belle che vogliamo ricordare di questo periodo sono i tanti ragazzi, i tanti atleti che magari nella propria casa stanno provando ad allenarsi, con uno sguardo sul futuro, il futuro imminente, insomma, sono questi giorni dove comunque è bello augurarsi una buona Pasqua e ne approfittiamo anche di questa intervista per mandare un messaggio, insomma, a tutta la pallavolo pugliese. Sicuramente, oggi ero a tavola ed è la prima volta che ero a tavola da almeno 6-7 anni, perché negli anni precedenti ero in giro sui campi per la Coppa Puglia. Oggi è sabato di Pasqua e quindi avevamo l'impegno della Coppa Puglia. Quest'anno non c'è stato questo impegno. Eh sì, la speranza è di potersi ritrovare sui campi. Vedo sui social che in tanti, anche i più piccoli, continuano comunque a divertirsi a casa col pallone, a fare esercizi. Ecco, io ripartirei da questo entusiasmo che sembra non essere ancora stato colpito e che spero non venga colpito.
che porti i nostri dirigenti, che poi sono il fulcro, l'anima di tutto, ad avere la voglia di riprendere quanto più presto possibile, con lo stesso entusiasmo che li ha sempre contraddistinti, con la loro assoluta passione. Sarà difficile, ci verranno a mancare un po' di risorse economiche, sicuramente. Noi come federazione faremo di tutto per poter alleviare, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto proprio organizzativo e logistico dei campionati. Di questo, per esempio, ne parleremo nelle prossime settimane con tutte le società che partecipano ai campionati regionali, perché vogliamo coinvolgerle e sentire quali possono essere le cose che più possono aiutarli a ripartire. Ma noi di questo dobbiamo parlare oggi. Dobbiamo parlare della nostra ripartenza, della nostra voglia di farlo. Quindi il mio augurio è innanzitutto quello di trascorrere una serena Pasqua in famiglia, d'altronde non potremmo fare diversamente, anzi facciamolo per favore, in famiglia, senza uscire da casa, e poi ripartire con l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto in questa regione, che ci ha fatto raggiungere risultati eccezionali e fantastici. In bocca al lupo a tutti quanti. Con questi auguri di buona Pasqua del presidente regionale FIFA Puglia Paolo Indiveri, noi chiudiamo questa puntata. Abbiamo tracciato un po' un bilancio di quelli che sono stati gli ultimi giorni della Federazione Italiana Pallavolo e anche del Comitato regionale FIFA Puglia. Ci diamo appuntamento sui canali social per le prossime novità. L'augurio di buona Pasqua anche da parte mia a tutta la Pallavolo pugliese. Grazie al presidente Paolo Indiveri. Grazie a voi. Grazie Fabrizio, a presto. E un buon proseguimento a tutti. Arrivederci.